d'indagine che è stata costruita artigianalmente ma professionalmente nel corso degli anni, nel corso del tempo, modellata e modulata per comprenderne la carenatura politica. Questo a proposito che dice che quell'indagine aveva fini politici. Noi fino al giorno dopo le elezioni non procedemmo in alcun modo. Il giorno dopo le elezioni che procedemmo, non il giorno prima. Il 5 aprile del 1992 si tengono le elezioni politiche. Hanno un nome quelle elezioni, anzi un soprannome. Il Corriere della Sera le chiama le elezioni terremoto. L'astensione, che testimonia la disaffezione dei cittadini alla politica dei partiti, raggiunge il picco del 17,4%. Perdono voti i principali protagonisti della vita politica italiana, la Democrazia Cristiana e con lei tutti i partiti di governo, il PDS, che ha preso il posto del PC. Invece si affermano due partiti nuovi, totalmente estranei al vecchio sistema politico. La Rete, un movimento politico che ha al centro i temi della legalità e la questione morale. E la Lega Nord, che dallo 0,5% di una volta balza all'8,7% su scala nazionale. E in Lombardia, col 25,1% dei voti, diventa il primo partito. Le elezioni si tengono il 5 aprile. Il 6 aprile, dalla Procura della Repubblica di Milano, ricominciano a partire gli avvisi di garanzia per amministratori e imprenditori. Otto imprenditori che avevano stipulato appalti con alcuni dei più grossi ospedali milanesi sono stati arrestati questo pomeriggio su ordine di custodia cautelare emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Antonio Di Pietro. È a questo punto che succede qualcosa, qualcosa di particolare, perché l'inchiesta potrebbe ancora fermarsi. È già successo con altre inchieste sulla pubblica amministrazione, ma questa volta no. Questa volta è diverso. L'hanno chiamato l'effetto domino. Gli imprenditori sanno che i politici stanno parlando, oppure temono che possano farlo, e allora si presentano spontaneamente al magistrato. E i politici, che vedono gli imprenditori parlare, fanno lo stesso. Le inchieste si moltiplicano. Gli affari a Milano e in Lombardia sono tanti anche i lavori pubblici, e da molti salta fuori un problema di tangenti, qualcosa di illegale, qualcosa di criminale. Gli appalti del Pio Albergo Trivulzio, ma anche quelli per gli altri ospedali milanesi, per la metropolitana di Milano, per il terzo anello dello stadio di San Siro, la SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. L'inchiesta ha un nome evocativo, Mani Pulite, dalle iniziali dei nomi in codice con cui comunicano via radio il capitano dei carabinieri Zuliani e il sostituto procuratore Antonio Di Pietro, Mike il capitano dei carabinieri, Papa il magistrato. Magistrato da solo non basta. E così il 27 aprile il procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli, e il procuratore aggiunto, Gerardo D'Ambrosio, creano un pool, un gruppo di magistrati che accentra un certo tipo di indagini su un certo territorio e condivide le informazioni. Nasce una definizione, una parola nuova per chiamare quel sistema. La inventa un giornalista di Repubblica che si chiama Piero Colaprico, che l'ha usata l'anno prima per un altro scandalo di tangenti. Tangentopoli, come Paperopoli, la città dei paperi. Ecco, Tangentopoli, la città delle tangenti. Chi riceveva i soldi distribuiva questo denaro dando la stessa cifra, mi pare che fosse una percentuale intorno al 30%, più o meno. Adesso non ricordo esattamente, però l'ordine di grandezza era quella, al Partito Socialista e alla Democrazia Cristiana. Il Partito Comunista prendeva, se mi ricordo bene, la metà di quel che prendevano gli altri due, e il resto andava a partiti minori, esclusi i partiti che stavano agli estremi, il Movimento Sociale, credo che si chiamasse PDUP allora, quello che stava dall'altra parte. Questi finanziamenti, diciamo che il presidente della SEA riceveva da imprenditori dei soldi che poi distribuiva fra le varie forze politiche, fra i vari rappresentanti politici. Io ho fatto i conti, nei 12 anni mi sono costati di relative mance, mi sono costati un mezzo miliardo circa, no? Di mance. E non c'è concorrenza neanche tra gli imprenditori, che sanno già quanto dovranno pagare, dal 3 al 4% per gli appalti sulle costruzioni, il 13,5% per quelli che riguardano gli impianti.
e sanno anche a chi toccherà il prossimo lavoro, secondo una rotazione stabilita sulla capacità di pagare e quindi di avere peso politico. A volte gli imprenditori si consorziano in cartelli e mandano un rappresentante a pagare la tangente per portarsi a casa l'affare e poi dividerlo in parti prestabilite. Ma io non credo che gli imprenditori siano state vittime di un sistema. Certo, ci sono stati casi di concussione, ogni caso è una storia a sé, però complessivamente ci guadagnavano, si tenevano a riparo dalla concorrenza, perlomeno ci guadagnavano in modo miope, perché tenendosi a riparo dalla concorrenza le loro imprese sono diventate inefficienti, praticavano prezzi più alti, avevano un trattamento privilegiato. Oltretutto il fatto che avessero fondi neri per pagare le tangenti dimostra che i loro bilanci erano falsi, con quel che ne segue anche in tema di evasione fiscale. Certo, io ho sempre pensato che fossero meno colpevoli, perché benché il codice penale preveda la stessa pena per il corrotto e il corruttore, la Costituzione della Repubblica stabilisce che tutti i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi, però poi dice che i cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni devono adempiere ad esse con disciplina d'onore. Sono passati pochi mesi da quando l'ingegner Chiesa ha cominciato a parlare e la vastità di Tangentopoli, a Milano, in Lombardia e poi, come vedremo, in tutta Italia, sembra non avere confini. Dalle ammissioni scattano gli arresti, che si susseguono al ritmo di uno al giorno. Amministratori, imprenditori, politici di quasi tutti i partiti, socialisti, democristiani, PDSini e poi anche altri, repubblicani, socialdemocratici e così via, a seconda del peso politico. Si sta svolgendo un'indagine che riguarderebbe anche me e per questo appunto vengo informato. Credo che sia da salvaguardare naturalmente l'essenza dell'avviso di garanzia. Ecco. Non è facile condurre un'inchiesta di quel tipo e non è facile confrontare e coordinare la massa enorme di informazioni che sta arrivando. Per farlo, i magistrati del pool di Mani Pulite fanno un uso massiccio dell'informatica ed è forse la prima volta che il computer entra in modo così organico in un'inchiesta giudiziaria. Poi si dividono i compiti. Il sostituto procuratore Colombo si occupa dell'esame delle carte che vengono sequestrate. Il sostituto procuratore Davigo delle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei politici, che allora non si potevano toccare senza autorizzazione del Parlamento. E il sostituto procuratore Di Pietro dell'archivio delle carte, ma soprattutto degli interrogatori. I magistrati del pool di Mani Pulite conducono più interrogatori contemporaneamente, seguono in tempo reale le dichiarazioni sul computer e così possono contestare le contraddizioni. Fanno credere di sapere molto più cose di quelle che sanno e usano i metodi classici di ogni interrogatorio, il bluff e la provocazione. Io ricordo una volta interrogai un imputato e avevo con me dei giornali. Mi chiese se i giornali parlavano del suo arresto, io gli dissi di sì e lui mi chiese se poteva guardarli. Io glieli diedi perché tanto non c'era nulla che già non sapesse perché è contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare che gli era stata notificata e questo lesse, e lo lesse ad alta voce, la dichiarazione di un suo compagno di partito che lo aveva definito un'isolata mela marcia. Ripiegò il giornale e mi disse adesso le descrivo il resto del cestino. E poi ci sono gli arresti. Il giudice per le indagini preliminari Italo Ghitti approva molte delle richieste avanzate dai magistrati del pool di Mani Pulite, con le motivazioni richieste dalla legge. Gli indagati potrebbero scappare all'estero, potrebbero far sparire le prove che li incriminano, potrebbero continuare ad essere corrotti e a corrompere, è il sistema stesso del lavoro che lo richiede. Il risultato è sempre lo stesso, le manette e il carcere. E questo, naturalmente, su persone che criminali non sono, almeno dal punto di vista classico della malavita abituata al carcere e che ha messo in conto un certo tipo di vita avventurosa, ha il suo effetto. La galera era un orizzonte sconosciuto, non era messo neanche nei calcoli, perché comunque il gioco si ricomponeva a livello dell'elite che governava il paese, sia sul piano economico e finanziario che sul piano politico,
e con i poteri conseguenti. Carcere di San Vittore, ufficio matricola, fotografie di fronte e di profilo, spogliarsi nudi per la perquisizione corporale e poi il sesto braccio e le celle, in isolamento o assieme ad altri detenuti, anche 4 o 5 per cella. Il carcere, insomma, il carcere in Italia. Guarda di là, Il trauma è forte e la maggior parte degli arrestati, pur di uscire in fretta, parla e fa i nomi di altre persone che a loro volta, per paura di finire dentro, parlano e così via. Li trovavo fuori a aspettarmi dalle 6, perché dice in questo modo non vengono a casa, vado già io. Io ho trovato casi in cui, me lo ricordo, il provvedimento lo feci insieme a Pier Camillo Davigo, andammo a fare una... andarono a fare a eseguire un provvedimento presso un imprenditore nell'Interland milanese, ha cominciato a confessare al citofono, quello come diceva, sì è vero, sono io che ho fatto, cioè, aspetta, scendi giù. La gente segue quello che succede attraverso i giornali e la televisione. Un'intera generazione di giovani cronisti di giudiziaria assedia i corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano. Segue e pressa i magistrati del pool e gli indagati. Staziona per i collegamenti in diretta davanti al tribunale, in mezzo ai tram che passano. Sono dappertutto. Ad ogni arresto, ad ogni scarcerazione, scrivono, fotografano, riprendono, documentano tutto. Ho ecco, detto grazie. Che è una cosa indegna, sì, una cosa indegna. Perché? Quella che facciamo noi, quella che fate loro. Quella che fate voi. Ah, perché? Ma perché? Perché una persona che sta male, allora? La si deve rispettare. Ma stanno facendo il loro lavoro. Ma non è un lavoro. Ma inquadrano anche i morti della Yugoslavia. Ma lei sta scherzando. A noi non ci viene inquadrare nessuno quando stiamo male, purtroppo. Ci mettono in corsia come gli stronzi. E poi commentatori politici, corsivisti, intellettuali. Praticamente tutti si mobilitano per sostenere il pool di Mani Pulite, con accenti che arrivano anche fino al limite dell'entusiasmo. Lega Nord, contro la mafia dei partiti! Andreotti, vieni fuori adesso, te lo facciamo noi! Elezioni subito! Elezioni subito! Elezioni subito! La gente, informata di quello che succede, esplode in un vero e proprio tifo da stadio, come se il pool di Mani Pulite fosse una squadra di calcio, e il sostituto procuratore Di Pietro, il capitano, il bomber, osannato come un campione. Compaiono scritte sui muri e dietro i cartelli stradali, con scritto «Grazie Di Pietro» e «Di Pietro facci sognare». Si fanno gadget, saponi Mani Pulite, orologi ora legale, si organizzano marce e fiaccolate, feste a tema in discoteca, e magliette di Mani Pulite con soprascritto Milano ladrona, Di Pietro non perdona. Addirittura uno degli arrestati eccellenti di Mani Pulite, Mario Mongini, membro della direzione nazionale della Democrazia Cristiana, una volta scarcerato dopo le ammissioni, si presenta in tribunale con una polo rosa con soprascritto Mani Pulite Team, affermando che loro, gli imprenditori politici corrotti, sono stati battuti perché gli altri magistrati sono più bravi, come due squadre di calcio. Bene, chi l'hanno arrestato? DC? Vai di... Uno in meno! Vai Di Pietro! E tutti noi! E tutti noi! Continua! Stai attento perché ti fanno fuori, eh! Una rivoluzione che, oltre al tifo da stadio più o meno discutibile, trova tra i suoi sostenitori autorità morali come l'arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, che afferma che non bisogna fare di ogni erba un fascio, ma che le indagini vanno comunque allargate e difese. E che trova sostegno anche dai partiti che si ritengono fuori dal sistema incriminato, come la Lega Nord e il Movimento Sociale Italiano, con manifestazioni di entusiasmo che arrivano fino all'eccesso, come quando, l'anno dopo, il deputato della Lega, Luca Leoni Orsenigo, si sporgerà dai banchi della Camera sventolando un cappio da impiccagione, durante un dibattito parlamentare proprio sulla questione morale. Smettano con queste buffonate! Smettano con queste buffonate! Onorevole Formentini! Onorevole Formentini, la richiamo all'ordine! Lei è un capogruppo! Lei è un capogruppo! Questa è la storia di una rivoluzione, lo abbiamo detto.
e tutte le rivoluzioni hanno le loro vittime. Anche questa ne ha, e sono tante. 11 nel 1992, 10 nel 1993 e altre 10 nel 1994. Sono tutti suicidi. Il primo si chiama Franco Franchi ed è il coordinatore di una USL di Milano. Non è ancora entrato nelle indagini, ma teme che questo accada. E così il 23 maggio si uccide col monossido di carbonio della sua auto. Il secondo si chiama Renato Amorese. È segretario del Partito Socialista di Lodi e si uccide un mese dopo, sparandosi con un fucile alla testa. Poi si uccidono Giuseppe Rosato, di Trecate, in provincia di Novara, Mario Luciano Vignola, di Albissola, in provincia di Savona, e l'imprenditore di Como, Mario Comaschi. Poi, il 2 settembre del 1992, si uccide Sergio Moroni. L'onorevole Sergio Moroni è un deputato del PSI alla Camera ed è il tesoriere del partito in Lombardia. Il pool di Mani Pulite gli indirizza 3 avvisi di garanzia per una serie di tangenti sulla gestione ambientale e si appresta a richiedere alla Camera l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Prima che questo accada, l'onorevole Moroni scrive una lettera all'allora presidente della Camera, Giorgio Napolitano. Nella sua lettera parla di processo sommario e violento, di decimazioni, parla dell'ipocrisia e dello sciacallaggio, di chi si erge a censore e che invece prima faceva parte del sistema. Parla dei diritti delle famiglie e dei singoli e rifiuta la qualifica di ladro impostagli dalla stampa nella serena coscienza di non aver mai personalmente approfittato di una lira. Hanno creato un clima infame. Onorevole, c'è una lettera al presidente della Camera Napolitano. Hanno creato un clima infame. La morte di un uomo è sempre un avvenimento drammatico, però credo che vada tenuto fermo il principio che le conseguenze dei delitti ricadono su coloro che li commettono, non su coloro che li scoprono. E non è neanche pensabile che uno possa sentirsi responsabile delle conseguenze dei delitti che altri hanno commesso. Il mestiere del magistrato è scoprirli e reprimerli. Non ho nessun tipo di rancore o di rivendicazione o senso di rivincita nei confronti dei magistrati che hanno fatto quell'inchiesta. Niente di queste cose mi riporterà indietro, niente di queste cose mi restituirà mio padre, niente di queste cose restituirà al paese anche una lesione grave dei diritti e delle libertà che ha vissuto in quel momento. Tra i tanti che si uccidono c'è anche Gabriele Cagliari. Gabriele Cagliari è il presidente dell'ENI ed è uno dei più importanti manager di Stato. Nel 1993 viene indagato dai magistrati del pool di Mani Pulite per una tangente di 4 miliardi che sarebbe stata versata da una società dell'ENI e per i fondi neri costituiti dall'ENI e gestiti dal finanziere Pierfrancesco Pacini Battaglia, che verrà condannato per questo a 6 anni. L'8 marzo Gabriele Cagliari viene arrestato e finisce a San Vittore. Mentre in carcere, Gabriele Cagliari riceve un altro provvedimento di custodia, emesso da un altro magistrato, il sostituto procuratore di Milano Fabio De Pasquale, che sta indagando su una tangente di 17 miliardi, versata dalla società di assicurazioni SAI di Salvatore Ligresti, che per questo verrà condannato a 2 anni e 4 mesi, per ottenere l'esclusiva dei contratti di assicurazione dei tanti dipendenti dell'ENI. Gabriele Cagliari, in carcere, si dichiara estraneo alle tangenti. I provvedimenti d'arresto emessi dai magistrati del pool di Mani Pulite vengono ritirati. Resta solo il provvedimento di custodia emesso dal sostituto procuratore De Pasquale, che interroga Gabriele Cagliari, che ammette di sapere della faccenda della SAI, ma dice di essere completamente all'oscuro della storia della tangente. Basta per essere mandato a casa? Chiede l'avvocato di Gabriele Cagliari. Sembrerebbe di sì, ma poi il sostituto procuratore De Pasquale dà parere negativo, perché non è ancora convinto. La decisione passa al giudice per le indagini preliminari Maurizio Grigo, che ha 5 giorni di tempo per decidere. È il 17 luglio, la decisione dovrebbe arrivare entro il 22 luglio.
ma il 20 luglio Gabriele Cagliari è già morto. Gabriele Cagliari viene trovato nelle docce del carcere di San Vittore, con un sacchetto di plastica infilato sulla testa e sigillato attorno al collo con una corda. Era in carcere da 4 mesi e già dal 3 luglio aveva scritto lettere agli avvocati e ai familiari che esprimevano la sua esasperazione. Nell'ultima scrive: «Sto per darvi un nuovo grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna». Nella lettera Gabriele Cagliari parla di gogna e rancore dell'opinione pubblica e di mano pesante, squilibrata e ingiusta dei giudici. La lettera è molto dura nei confronti dei magistrati, che userebbero il carcere come uno strumento di lavoro, e si conclude con «non ho alternative». Il suicidio di Gabriele Cagliari, la sua lettera e le circostanze in cui è avvenuto scatenano enormi polemiche contro i magistrati e il loro modo di condurre le indagini, soprattutto sulla carcerazione preventiva. Parte della stampa e parte della politica attaccano i magistrati. Il ministro della giustizia Giovanni Conso invia un'ispezione alla procura di Milano. Le polemiche continuano. Anche perché soltanto 3 giorni dopo il suicidio di Gabriele Cagliari si uccide un altro indagato eccellente di Mani Pulite, Raul Gardini. Lo chiamano il contadino perché è di origine romagnola ed è a capo dell'impero agroalimentare dei Ferruzzi di Ravenna. E lo chiamano anche il corsaro perché gli piacciono le barche a vela ed è bravo a navigare anche in borsa, dove rischia e vince. Raul Gardini viene indagato per una tangente di 150 miliardi, pagata ai partiti per uscire da un affare che non funziona, l'affare Enimont, che vedremo tra poco. Uno dei dirigenti della Montedison di Raul Gardini, Giuseppe Garofano, è stato arrestato in Svizzera e adesso è nelle mani dei magistrati del pool di Mani Pulite. E forse sta parlando, sta raccontando di tutti quei soldi versati ai partiti. Così probabilmente Gardini pensa che le prossime manette saranno per lui. Il 23 luglio avrebbe dovuto essere interrogato dai magistrati del pool di Mani Pulite. Gli aveva scritto anche una lettera la settimana prima, il 16 luglio, 39 righe in cui si dichiarava disposto a portare a loro conoscenza la mia più ampia e illimitata disponibilità a ragguagliare le signorie vostre illustrissime su tutti i fatti che saranno per loro ritenuti di interesse. Quella mattina stessa, il 23 luglio, sono le 8:30, l'avvocato di Gardini lo chiama al telefono. La sera prima l'ha sentito preoccupato di essere arrestato. E poi sono uscite le anticipazioni dell'interrogatorio di Garofano che accusano Gardini. Il telefono suona vuoto nella camera e così il maggiordomo va a vedere e trova Raul Gardini riverso sul letto in un lago di sangue, ucciso con un colpo di pistola Walther PPK alla testa. Non piangere più, se veramente mi ami, ti amo troppo. Ad essere travolta dalla rivoluzione di Mani Pulite è soprattutto la politica, a tutti i livelli e di tutti i partiti. È là che vanno a finire i soldi delle tangenti, perché in quegli anni la politica costa, e costa molto. I gruppi dirigenti si erano abituati bene a contatto col mondo imprenditoriale, che viveva bene, con i jet privati, elicotteri, eccetera, anche loro si erano abituati un po' bene, insomma, no? Allora, ogni tanto si telefonava all'amico imprenditore che prestava l'aereo per un weekend o due per andare in giro a far comizi, riunioni, quando poi non c'era magari si affittava, si faceva andare. Cioè la vita, cioè, avevano poi i loro giornali di partito che erano delle cose tremende, no? Costava l'ira di Dio e non vendevano mezza coppia, insomma, quindi costava. E poi avevano all'epoca delle campagne elettorali, lì i soldi volavano, insomma, no? Costa la politica. Bisogna mantenere la presenza sul territorio di partiti di massa come la DC e il PC. Ci sono i congressi faraonici del PSI, ci sono i giornali di partito, le sedi locali, quelle nazionali, il personale, le relazioni da coltivare, le clientele. Costa la politica, costa tantissimo. Soltanto l'apparato nazionale della Democrazia Cristiana costa dai 60 ai 70 miliardi di lire all'anno, miliardi di allora, siamo negli anni 90.
Soltanto l'apparato della DC di Milano costa 4 miliardi all'anno. Il PSI per l'apparato nazionale ha bisogno di 50 miliardi all'anno. Il finanziamento pubblico dei partiti, quello regolare, quello legale, non riesce a trovarli tutti. Chi faceva il segretario del partito sapeva che bisognava pagare gli stipendi. E gli stipendi chi li pagava? Li pagava il finanziamento illecito, perché il finanziamento bianco serviva sì e no per pagarne uno. Sono tanti, tantissimi soldi. Un fiume di denaro che riempie valigette 24 ore, che gonfia piccole buste bianche e grandi buste gialle formate a quattro, che riempie sacchetti per fare la spesa, che si arrotola in tasca e a volte anche dentro le mutande, e che di nascosto, ma spesso alla luce del sole, finisce nelle tasche dei politici, nei cassetti delle segreterie amministrative, nei conti cifrati in Svizzera. Una prima quantificazione di questo fiume di soldi lo stima attorno ai 10.000 miliardi di lire all'anno, miliardi di allora. Sono tantissimi soldi e non sempre finiscono proprio nelle casse dei partiti. Perché lì poi era l'altro aspetto, e cioè che essendo che tutti questi soldi giravano attraverso un circuito che potrebbe dire criminale o comunque discreto, voglio dire, non è che lì c'erano fatture, ricevute, bolli, marche da bollo, non c'era niente, no? Tutti, allora è evidente che chi era incaricato di andare a tirare il miliardo ti sembra tornare indietro e dire ma no, erano 800, erano 700, oppure già che era lì trattava qualche cosa in più per lui, insomma, voglio dire, era tutto un circuito di denaro molto discrezionale, dove poi molte volte il nome del partito veniva speso per affari propri anche, no? Ecco. Tutto questo non è gratis, lo pagano gli imprenditori naturalmente, però non finisce lì, perché i soldi escono fisicamente dalle tasche delle imprese, ma poi alla fine i costi veri ricadono sui cittadini, sotto forma di maggiori tasse, di maggiori costi dei servizi, di debito pubblico. Opere pubbliche che servono solo per motivi politici, vere e proprie cattedrali nel deserto che non vengono mai finite ma costano. E non solo gli appalti per le costruzioni, ma anche i servizi, come la sanità per esempio, che tra tangenti e mazzette finisce per costare molto di più allo Stato e quindi ai cittadini. E anche quei lavori che effettivamente servono, alla fine, costano molto di più di quello che dovrebbero. La metropolitana di Milano, per esempio, nel 1992 costa 192 miliardi di lire al chilometro, quella di Amburgo 45. I lavori per il passante ferroviario della metropolitana prevedono 100 miliardi al chilometro per 12 anni, quello di Zurigo ne costa 50 in 7 anni. E comunque, dopo la tempesta di Mani Pulite, anche i costi del passante ferroviario di Milano si abbassano della metà. Così il debito pubblico aumenta. Nel 1980 il rapporto tra il PIL e il debito pubblico è del 60%. Nel 1992 è salito al 118. Sono 250.000 miliardi di lire, con un interesse annuo di 25.000 miliardi. Sono un sacco di soldi, per cose che si fanno male e in più tempo, e che a volte non servono a niente. Fanno ridere i democristiani che dicono la corruzione è cominciata con il centro-sinistra. Già, e tutti gli scandali precedenti che erano di firma unicamente democristiana, a che cosa appartengono? A quale altra sfera delle rotazioni celesti non si capisce. Non voglio fare polemica antidemocristiana, ma mi ripugna l'idea che come dire, la corruzione politica in Italia sia nata negli anni Ottanta con il rampantismo socialista o la Milano da bere. Queste sono delle fesserie colossali. Il simbolo di tutto questo diventa Benedetto Craxi, detto Bettino, segretario del Partito Socialista Italiano fino dal 1976, due volte presidente del Consiglio. L'uomo che da molti viene considerato uno dei politici più brillanti, ma anche più potenti e intoccabili d'Italia. Le indagini del pool di Mani Pulite sembrano girare attorno alla figura di Bettino Craxi, in quella che in una maniera molto brutale il direttore dell'Indipendente, Vittorio Feltri, ha chiamato la caccia al cinghiale, dove il cinghiale, il cinghialone, dice Vittorio Feltri, è proprio lui, Bettino Craxi. Le convocazioni in procura, gli avvisi di garanzia, gli arresti, colpiscono persone considerate vicine a Bettino Craxi, come il costruttore Salvatore Ligresti, un'impresa da 5.000 miliardi all'anno,
8 case su 10 costruite negli anni 80 a Milano sono sue. O come il segretario amministrativo del PSI, Vincenzo Balsamo, che ha il suo ufficio proprio alla fine del corridoio che parte da quello di Bettino Craxi, al 19 di Piazza Duomo, a Milano. Ma perché non si può visitare il Palazzo di Giustizia? No, sì, l'ha interrogato. E allora? Se non ho avvisi di garanzia non sono interrogato. Si è presentato spontaneamente. Ma spontaneamente, ha parlato con il giudice. Una testimonianza. Merito a quale episodio, si può sapere? Sono un testimone e quindi non posso parlare. Bettino Craxi, però, non è mai stato il tipo da subire passivamente le cose e ha una lunga carriera politica a dimostrarlo. Il 3 luglio 1992, alla Camera, pronuncia un discorso che ribalta tutto. I partiti, legale o illegale, se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Ma non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. La politica non nega più di aver preso soldi, anzi, lo sapevano tutti e soprattutto lo facevano tutti. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, dice Bettino Craxi di fronte ad un Parlamento che lo ascolta in silenzio. E allora, se si tratta di una degenerazione della politica, spetta al Parlamento e non alla magistratura risolvere la crisi in cui la politica è caduta negli ultimi anni. Il 15 dicembre del 1992, alle 11.30, un capitano dei carabinieri si presenta all'Hotel Raphael, dove abita Bettino Craxi quando sta a Roma, e gli consegna un documento firmato da tutti e tre i magistrati del pool di Mani Pulite. È un avviso di garanzia, con 40 capi di imputazione tra ricettazione, corruzione e finanziamento illecito ai partiti. È soltanto il primo di tanti altri che lo raggiungeranno nei mesi successivi. Soddisfatto di come sono andate le cose? Ieri sera, prima, durante e dopo la riunione della direzione del partito, hanno inscenato proprio qui davanti una indegna gazzarra di stampo squadristico. La politica ci prova a dare una soluzione alla cosa. Il 5 marzo del 1993 il Presidente del Consiglio Giuliano Amato vara 4 decreti e 2 proposte di legge. Tra questi c'è un decreto che depenalizza il finanziamento illecito ai partiti. La reazione dei magistrati del pool, di parte delle forze politiche e dell'opinione pubblica a quello che viene chiamato il colpo di spugna è durissima. Governo e Parlamento sono sovrani nelle determinazioni di loro competenza, ma ci auguriamo che ciascuno si assuma davanti al popolo italiano le responsabilità politiche e morali delle proprie scelte, senza farsi scudo del nostro operato o delle nostre opinioni. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, non firma i decreti e la proposta cade. Il 30 aprile la Camera dei Deputati nega le autorizzazioni a procedere nei confronti di Bettino Craxi per corruzione e concussione richieste dai magistrati del pool. Alcuni ministri del nuovo governo Ciampi si dimettono per protesta. La gente scende per le strade a protestare. Il Parlamento autorizza a procedere nei confronti di Bettino Craxi. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto! Attenzione, attenzione! Attenzione! Ecco, ce ne arrivano addosso anche a noi! Monete, tutto, lanciano tutto. Gli avvisi di garanzia e le richieste di carcerazione del pool di Mani Pulite arrivano anche a quello che una volta era il Partito Comunista Italiano e che dal 1989, con la segreteria di Achille Occhetto, ha cambiato nome in PDS. L'ex PC, insomma, quello dei volontari che lavorano gratis per il partito, dei parlamentari che versano metà dello stipendio nelle casse del PC, di Berlinguer, della questione morale.
Quindi noi facciamo una cosa seria e chiediamo agli altri partiti di rispondere con la stessa serietà, perché io ho le mani pulite e chiedo conto a quei compagni di Milano che sono andati su una linea diversa dalla linea che noi avevamo indicato alla svolta. E vado alla Bolognina per dire che non bastava cambiare nome e simbolo, ma bisogna cambiare anche il partito. C'è un signore che si chiama Lorenzo Panzavolta e che è il presidente della Calcestruzzi, che fa parte del gruppo Ferruzzi diretto da Raul Gardini. Panzavolta viene arrestato il 30 gennaio del 1993 e ai magistrati racconta di alcune tangenti. Ce n'è una di 1.246.000.000 versata al PC PDS attraverso uno dei suoi funzionari. È un ex operaio di Torino, un funzionario amministrativo prima del PC torinese e poi del PDS nazionale, che si chiama Primo Greganti. Il signor Panzavolta racconta che fino alla metà degli anni Ottanta il PC era rimasto sostanzialmente fuori dal sistema delle tangenti, limitandosi a pretendere lavori per le cooperative rosse. Poi però in quel sistema ci entra. Per esempio, la tangente del signor Panzavolta è finita in alcuni conti svizzeri dai nomi fantasiosi, conto Gabbietta, conto Sorgente, intestati a Primo Greganti, e 100 milioni li ha consegnati direttamente a lui in contanti. Così Primo Greganti si presenta davanti al sostituto procuratore Antonio Di Pietro. Al mattino comunque mi presento alle 11 in tribunale a Milano e mi accorgo, vedo alcuni militari che arrivano lì e mi è sembrato di riconoscere il fango di casa mia. Io abito in campagna, per cui sono un vecchio d'origine contadina, per cui mi piace ancora vivere la campagna. Mi è sembrato di conoscere. Erano andati ad arrestarmi con un mandato d'arresto nella notte prima. Ho considerato questo un brutto affronto, un brutto modo di iniziare. Io volevo spiegare un fatto, normalmente, ho chiesto da lì spiegare un fatto e mi si mette un mandato d'arresto e si concorda per il lunedì. Pensi, cosa si voleva? Il colpo di teatro? Cosa si voleva? Secondo i magistrati del pool di Mani Pulite, Primo Greganti è uno dei principali collettori di tangenti del PDS. Prende i soldi per conto del partito, ma chi li versa? Primo Greganti nega. Quei soldi non sono un finanziamento illecito, ma fanno parte di un affare con la Cina che lo vede come intermediario. La prassi dell'inchiesta a Mani Pulite più o meno è sempre la stessa. Un imprenditore parla, mette nei guai un politico, che a sua volta parla e permette di risalire la trafila fino ai massimi vertici del partito. Se questo non succede, finisce in galera finché non parla. Primo Greganti finisce in galera, ma non parla. Primo Greganti resta in carcere per tutto il periodo consentito dalla carcerazione preventiva, ma non parla mai. Nega e continua a negare tutto e non dice niente che possa far progredire le indagini in quel senso. Per la stampa diventa il compagno G, il modello del vecchio comunista che resiste e non parla, mentre altri hanno mollato subito. Il compagno G sta zitto e non molla mai. Dopo gli avvisi di garanzia, gli arresti e i rinvii a giudizio arrivano i processi, come quello a Mario Chiesa, il primo arrestato dell'inchiesta a Mani Pulite, che il 27 novembre del 1992 viene condannato a 6 anni di reclusione per le tangenti al Pio Albergo Trivulzio e deve restituire quasi 7 miliardi di lire. Che è successo? Buon Natale. Buon Natale anche a lei. Non dovreste lasciarci andare. Buon Natale. Buon Natale. Ma il processo simbolo di Mani Pulite, quello più spettacolare e più seguito, quello sentito come più importante, è il processo per la maxi tangente Enimont, che vede come protagonista, come antagonista diretto al pubblico ministero Antonio Di Pietro, un signore che si chiama Sergio Cusani. Sergio Cusani è un consulente finanziario del gruppo Ferruzzi e lavora per Raul Gardini. A qualcuno è venuta in mente una cosa, è venuta in mente di fondere i due poli della chimica italiana, quello pubblico dell'Eni, di cui è presidente Gabriele Cagliari, e quello privato della Montedison, di cui è presidente Raul Gardini. Un colosso della chimica che si chiamerà Enimont. 40% all'Eni, 40% alla Montedison e il resto sul mercato. Raul Gardini però ha un'altra idea. Siccome Gardini voleva per sé tutta la chimica, perché aveva il progetto di fare un'azienda chimica mondiale, il settimo o l'ottavo gruppo mondiale della chimica, mentre riteneva che quelli dell'Eni non avessero voglia di fare niente, perché la vocazione primaria dell'Eni era il petrolio, l'Eni gli dava solo fastidio avere quella chimica lì, lui voleva comperarsela, però insomma non gliela davano. Allora a un certo punto si inventa questa maxi tangente Enimont, un fiume immerso
di denaro che deve servire a convincere i politici a dargliela. Il progetto di Gardini di assumere il controllo della Mount Edison attraverso l'acquisto delle altre azioni sul mercato non funziona. Il sistema dei partiti non vuole cedere la chimica nelle mani private. Le manovre di Gardini vengono denunciate. Raul Gardini non la prende bene. Accusa la politica di essersi messa in mezzo. È come svezzare i vitelli, dice con una delle sue metafore tratte dal mondo contadino della Romagna. I vitelli non vogliono lasciare la mammella, non vogliono cominciare a brucare l'erba, vogliono restare sempre poppanti. Ma così finiranno per seccare la mammella e alla fine finiranno per mangiarsi tutta la vacca. A questo punto Raul Gardini vorrebbe uscire dall'affare e per farlo vorrebbe spuntare un buon prezzo per le sue azioni. 1.650 lire ad azione, che in tutto fanno 2.805 miliardi. È un buon prezzo. Per riuscirci però ci vuole l'aiuto della politica. E per avere l'aiuto della politica bisogna pagare. Ci vogliono soldi, tanti soldi, raccolti attraverso un complesso affare di compravendita immobiliare, ripuliti e nascosti dentro conti cifrati in paradisi fiscali e pronti a trasformarsi in tangenti e mazzette. Tante tangenti e tante mazzette. 150 miliardi di lire. Pensa che un grande uomo d'affari, un grande capitalista come lei è, possa fare a meno dei partiti, sinceramente? Questo è un obiettivo, quantomeno, che ognuno di noi deve avere, di fare a meno dei partiti. Ma neanche questo riesce. Raul Gardini sembra dover pagare all'infinito. Poi arriva l'inchiesta del pool di Mani Pulite, la paura dell'arresto, tutti gli altri problemi e Gardini muore. ...150 miliardi di lire da dare ai partiti perché spianino l'affare Enimont. Ecco, torniamo a Sergio Cusani. Sergio Cusani, secondo l'accusa, è l'uomo incaricato di trovare quei soldi e costituire fondi neri. Così il sostituto procuratore Antonio Di Pietro lo fa arrestare. Ma Sergio Cusani non parla. Ammette alcune cose che lo riguardano, ma fondamentalmente non parla. Io questo meccanismo del raccontare di altri per alleggerire la mia posizione non l'ho mai accolto. Non l'ho certamente fatto mio e l'ho sempre rifiutato. Per due ordini di motivi. Il primo è che io vengo da una esperienza politica forte perché ero nel movimento studentesco. E ho introdotto il principio che comunque non si scarica le responsabilità, non si scarica sugli altri per alleggerire le proprie. E questo è un principio fondamentale. Secondo è perché mi consideravo un po', per fare una metafora, come in una classe dove alunni scalmanati rovesciano dalla finestra scrivanie, banche, eccetera, arriva improvvisamente la maestra e entra in classe e mi trova con un aeroplanino in mano. Io rispetto al mio aeroplanino in mano e rispetto agli altri che hanno buttato dalla finestra scrivanie, mi considero tutto sommato di aver fatto cose abbastanza limitate. E però, siccome la maestra entra in classe, becca quello lì con l'aeroplanino in mano e certamente colpisce quello. Il processo a Sergio Cusani per la maxi tangente Enimont inizia il 28 ottobre del 1993 e ha un impatto mediatico e teatrale enorme. Le sue sedute vengono puntualmente trasmesse dalla televisione. Le minacce al testa non le fa nessuno. No, non sto facendo una minaccia, sto cercando di capire come mai. Le minacce al testa non le fa nessuno, se no io mi tolgo la toga e me ne vado. Ma ti tolga quello che vuole. Comunque, che interessa esattamente... Qui si è messo in dubbio allora, che qualcuno è andato dal pubblico perché il pubblico mi è andato a finire la domanda sotto banco. No, non è questo. Capita. Abbia pazienza! È questo. Capita! No. Capita a chi? Questo non ha diritto di parlare così con me! Questo processo è capitato frequentemente che alcuni imputati hanno il compitino... Ma si vergogna di attaccarmi questo Da una parte, il pubblico ministero Antonio Di Pietro, che unisce gli effetti speciali dell'informatica... le dimostrazioni al computer che praticamente in un'aula di tribunale ancora non si era visto, con un modo di fare e di parlare molto semplice e molto ironico, ma anche molto efficace, il cosiddetto Di Pietrese. Non ci possiamo fare le scarpe a vicenda. Sembra una questione di lana caprina, ma lana caprina non è. Dall'altra parte Sergio Cusani, il suo volto dignitoso e impassibile, ma anche la passione del suo difensore, l'avvocato Giuliano Spazzali. Però quello che non è ammissibile, visto la condotta processuale tenuta normalmente in altri procedimenti, e anche in questo in particolare, che lei usi questo tono. Lei deve sapere, signor Pubblico Ministero, che ha davanti a sé, comunque come contraddittore, qualcheduno che non ha mai fatto ricatti a nessuno.
Ma soprattutto il processo a quella che viene chiamata impropriamente la madre di tutte le tangenti ha un impatto mediatico perché in tribunale, come testimone o come imputato di reato connesso, passa praticamente tutta la politica italiana. Il fatto che una persona abbia portato 200 milioni alla Lega è un evento unico. Sì, è un evento grosso, insomma. Complessivamente, alla fine, sommando i tre plichi, che cosa c'era dentro? Io le ho detto, ti ricordo, che ci fossero poco più di 5 miliardi. Accettai questo contributo, lo versai. Quant'era questo contributo? 300 milioni. 300 milioni. 300 milioni. Al momento di uscire mi consegnò una busta con 200 milioni. Non sapevo e non so che siano venuti finanziamenti al partito non regolarmente registrati. Né la Montedison, né il gruppo Ferruzzi, né il dottor Sama, né altri, né direttamente né per interposta persona, a me personalmente non hanno mai dato una lira. Diversamente, tanto il gruppo Ferruzzi che il gruppo Montedison hanno versato contributi all'amministrazione del partito, a partire da quando non saprei dire, ma certamente da molti anni. Sergio Cusani viene condannato a 5 anni e 2 mesi per la maxi tangente Enimont, che poi porterà anche ad una serie di condanne definitive per molti uomini politici italiani di primo piano. Bettino Craxi, Claudio Martelli e Gianni De Michelis del PSI, Arnaldo Forlani e Paolo Cirino Pomicino della DC, Giorgio Lamalfa e Antonio Del Pennino del Partito Repubblicano Italiano, Renato Altissimo del Partito Liberale, Umberto Bossi e Alessandro Patelli della Lega Nord, solo per citarne qualcuno. L'Italia intanto continua a cambiare. C'è la crisi economica e al termine di una seduta a fiume il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giuliano Amato, vara una manovra da 100.000 miliardi di lire per risanare i conti dello Stato. Quando nel presentare questa manovra 2 sere fa io dissi che eravamo sull'orlo del baratro e dovevamo fare un passo indietro, non stavo facendo retoriche, non volevo spaventare nessuno, era vero. Comincia la privatizzazione di alcune grandi aziende di Stato, come Lina, Liri, Leni. Qualcuno, come l'ex presidente della Consob Guido Rossi, dirà che senza Tangentopoli non ci sarebbe stata la stagione delle privatizzazioni e l'Italia sarebbe rimasta un capitalismo senza mercato. Cambia la politica. Spariscono i vecchi partiti, in Parlamento fino dal 1948, e ne arrivano di nuovi. Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi annuncia la sua discesa nel campo della politica alla testa di un nuovo partito che si chiama Forza Italia. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Il 27 marzo ci sono le elezioni politiche e vince lo schieramento di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi. Di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La rivoluzione di Mani Pulite continua e i confini di Tangentopoli, la città delle tangenti, sembrano allargarsi sempre di più. Le indagini arrivano fino alla Fiat, investono il direttore generale Cesare Romiti, che ammetterà le tangenti versate dal suo gruppo ai partiti. Le indagini arrivano a dirigenti della Fininvest, alcuni dei quali sono esponenti di Forza Italia. Passano oltre il mondo dell'imprenditoria e arrivano fino alla Guardia di Finanza, con l'arresto di 80 finanzieri accusati di aver intascato mazzette per ammorbidire le verifiche fiscali su alcune aziende. L'8 luglio 1994 il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi riceve dai magistrati del pool di Mani Pulite un mandato di comparizione per corruzione. È una cosa vergognosa, indegna di un paese civile. Continuerò nel mio impegno perché voglio che questo stato di cose cambi. Mi vergogno di quello che sta succedendo in questo momento nel nostro paese. Il 13 luglio del 1994, in un'Italia distratta dai mondiali di calcio degli Stati Uniti,
Mentre la nazionale sta per giocarsi la finale con il Brasile, il nuovo governo Berlusconi vara un decreto che prenderà il nome dal ministro della giustizia, Alfredo Biondi, ma che per molta gente e per parte della stampa sarà il decreto salvaladri. Il decreto dovrebbe modificare sensibilmente i termini di custodia cautelare. I magistrati del pool di Mani Pulite protestano, annunciando in televisione le loro dimissioni. Abbiamo pertanto informato il procuratore della Repubblica della nostra determinazione di chiedere al più presto l'assegnazione ad altro e diverso incarico, nel cui espletamento non sia stridente il contrasto fra ciò che la coscienza avverte e ciò che la legge impone. Firmato Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, Gerardo Colombo. Di nuovo interviene la reazione popolare, il cosiddetto popolo dei fax che fa sentire la sua disapprovazione inviando messaggi. Il ministro dell'interno Roberto Maroni ritira la sua firma al decreto. È stato un errore non inserire concussione e corruzione. Noi vogliamo inserirla perché li consideriamo, come abbiamo detto ieri, reati gravi. È chiaro che se nella maggioranza qualcuno dirà no, vanno esclusi, allora sarà vero quello che i critici dicono, che si è voluto salvare gli amici. Intanto i magistrati del pool sono sempre più oggetto di attacchi da parte della politica e di parte della stampa, oltre che delle ispezioni del Ministero della Giustizia. Soprattutto Antonio Di Pietro, che viene indagato dalla Procura della Repubblica di Brescia, competente per territorio, su magistrato di Milano. Il 6 dicembre del 1994, al termine della requisitoria per il processo Enimont, il sostituto procuratore Antonio Di Pietro si toglie la toga e si dimette dalla magistratura. E se sai cosa successe? Successe che cominciò l'incriminazione nei miei confronti e cominciò la delegittimazione di Mani Pulite. Perché il sistema piduista reagì. E non ho detto a caso il sistema piduista, poi a verbale. Quando sarà il caso ne parleremo. Il sistema piduista reagì. E il sistema piduista non poteva vedere che l'imprenditoria sana, la politica sana, il sistema professionale sano, avesse avuto uno scatto di reni, uno scatto di orgoglio, avesse detto basta, mettiamo una pietra nel passato. Reagì e cominciò a sparare addosso al medico invece che al malato. Cominciò a sparare addosso ai magistrati invece che addosso a coloro che commettevano i reati. Cominciò a dire, ve lo ricordate, il sottile venticello della calunnia, i magistrati fanno politica. La rivoluzione di Mani Pulite, però, il tracciato di Tangentopoli, la città delle tangenti, piano piano si ferma. L'azione dei magistrati trova sempre meno sostegno politico, sempre meno interesse da parte dei media. E anche l'interesse da parte della gente, quel tifo da stadio, le fiaccolate, Di Pietro facci sognare, non c'è più. È successo poi che sono state cambiate delle leggi, tante persone sono state poi assolte proprio perché sono state cambiate delle leggi e quel che prima era reato non è più diventato reato. Talmente tanti erano i processi e talmente poco efficiente è la macchina della giustizia che io credo che più della metà delle persone siano uscite dai processi per prescrizione perché non era più consentito emettere un giudizio. No? Per il passaggio eccessivo di tempo. Ma soprattutto, è servito a qualcosa? L'Italia, lo abbiamo visto, è cambiata. Dal punto di vista della politica, della società, del costume, anche della criminalità. L'Italia è cambiata e continua a cambiare. La Prima Repubblica, almeno dal punto di vista delle istituzioni e di altri fattori, è finita lì, nei primi anni 90. E anche se l'azione della magistratura non è l'unico fattore che abbia provocato e gestito il cambiamento, quelli sono comunque gli anni di Mani Pulite. In quei due anni furono poste le basi per la privatizzazione di enormi beni pubblici di grandissimo interesse. Parlo per esempio delle grandi banche, il Credito Italiano, una banca straordinaria, a prezzi di saldo di stagione. Quindi capì che dietro, che faceva molto comodo a chi poi era interessato a far man bassa del bene pubblico, che l'attenzione fosse rivolta su queste vicende, diciamo così, di bassa cucina, cioè di soldi che giravano. Qui finisce la nostra storia, la storia di una strana rivoluzione che avviene mentre in Italia avvengono molte altre cose, altre rivoluzioni,
in un complesso rapporto per cui finisce per esserne sia causa che effetto. Una rivoluzione, lo abbiamo detto, con tutte le sue contraddizioni, che dovrà essere analizzata, studiata e giudicata. Ma forse c'è un punto fermo di cui non ci dovremmo dimenticare. Comunque sia, questa è una storia criminale. Questa è una storia di comportamenti illeciti, più o meno consueti, più o meno ambientali, più o meno moralmente condannabili, ma comunque illeciti, contro la legge, in un'Italia che non funzionava più e che continua a non funzionare anche grazie a quei comportamenti. La storia di quella rivoluzione per noi finisce qui, ma è finita anche Tangentopoli. C'è ancora, in Italia, una città delle tangenti? E quali sono oggi i suoi confini?